Tony Vigato, un simbolo del toro, in questo toro che perde un altro simbolo, Rolando Bianchi. Tu hai pianto molto. Tanto, per lei era come un figlio, anche meglio, insomma, perché l'amicizia l'abbiamo fatta tenendo questo toro. Ho visto che lui ti ha abbracciato in maniera immensa. Ma non solamente adesso, è sempre stato, ho sempre legato bene con tutti, però specialmente con Bianchi. Senti, questa Bianchi prima di tutto è un uomo, una persona corretta, sincera, non ti nasconde niente, lo spogliatoio con lui è tutto, sa tenere lo spogliatoio tutto quanto, certo. Poi è un ragazzo d'oro, non è che ti dice una cosa davanti e poi di dietro te ne dice una, te la dice davanti secondo me. Cercavo di chiamare il cane. È stato un commiato comunque con 11 gol, l'ultimo gol è stato veramente splendido, ha fatto un grande giro, tutto lo stadio ad applaudire. Guarda, io come ha fischiato la fine io ero già dentro, perché non volevo assistere a quella cosa perché per me era troppo fuori. Quando è arrivato è venuto subito ad abbracciarti. Ti ha abbracciato. Io per me, guarda, ti dico la verità, ne ho passate, ne ho visti tanti anche nello scudetto e tutti qua, anche tempi lì, però per me Pulici, Cristiani, quelli hanno... Però è cambiato tanto il calcio, certo. Adesso è cambiato tanto, tanto, però una persona così era tanto tempo. Pura. Purissimo, no? Chiamava la maglia. Bravo, bravo, perché sai, quando gioca una ragazza che è venuto qui, che sta facendo spellere, che ha giocato qui 2 minuti, poi sta facendo spellere, questo. Noi siamo andati a prenderlo, certo. E sappiamo come che si è inserito, come ha giocato, certo. E l'hanno fatto subito capitano. E poi lui ha tirato avanti tutta la storia, certo. Perché in 5 anni che è stato con noi, lui ha dato il massimo. Però ho avuto gli allenatori che sai, uno ha un metodo, l'altro un altro metodo, e cambia la lecco. Perciò lui ha ricevuto la sua possibilità, che le dà una possibilità di stare in aria, i gol, non ne faceva 10, ne faceva 15, 20, quello ha fatto quell'anno che ne ha fatti, quanto ne ha fatti, 22, 21? 24, 26, bravo, bravo, quest'anno ha fatto 11 gol, cosa vuoi con quello che ha giocato? Quello che però nessuno potrà mai togliere a Bianchi sono 77 gol in maglia granata, bravo, bravo, quello nessuno potrà mai toglierli, come nessuno potrà mai togliere l'amore che ha lui per il toro. Per il toro, lui ha detto io la maglia del toro ancora sempre. A me quando mi ha detto quello nei spogliatoi, nei spogliatoi nella stanzina noi facciamo il caffè, facciamo il tè. A me ti dico la verità, mi è rimasto. E beh, comunque rimarrà sempre un granata. Guarda, per me sono io... uno di quei giocatori che rimarrà sempre nella storia del toro, perché i tifosi non dimenticano mai. Mai, e guarda che tifosi che c'erano sabato, domenica, che io ti dico la verità, tanti l'hanno anche criticato. Certo. Però si sono resi conto che non era da criticare, e quella è la questione. Ma sai, la cosa bella che ha detto anche Bianchi, ha detto io non sarò magari un campione, però sono uno attaccato alla maglia, avrei dato il massimo ancora per anni per il toro. Io 3-4 anni senz'altro nel toro non facevo benissimo, le scelte sono quelle, cosa vuoi fare? Allora lo salutiamo Bianchi. Io l'ho salutato già oggi, gli ho telefonato, Rolly ti saluto tanto, ti faccio tanto in bocca al lupo e sarai sempre nel mio cuore. Ciao Rolly. Ciao Rolly.